Da Rocco e i suoi fratelli ai Miserabili, da Luchino Visconti a Claude Lelouch, addio ad Annie Girardot, signora del cinema francese. In Italia sul set conobbe Renato Salvatori, con lui un grande amore e la nascita di una figlia. Se j'avais envie d'entendre un sermon, je descendrais dans l'église. Je t'aime, Rocco, je t'aime. Nadia, la prostituta divisa fra l'amore per il giovane emigrato Rocco e suo fratello, è il ruolo più celebre. Ma sul set del film diretto da Luchino Visconti lei non aveva avuto dubbi fra Alain Delon e Renato Salvatori. Si era sposata 50 anni fa con l'attore italiano. Nel 1962 la nascita della figlia Giulia, e accanto a lei e alla nipote Lola, che si è spenta senza più ricordarsi delle decine di film e spettacoli teatrali interpretati. Eccola sul set di Vivere per vivere con il regista Claude Lelouch. E perfino lei, donna bellissima trasformata da Marco Ferreri in una donna barbuta. Da 7 anni, infatti, era malata di Alzheimer. La sua memoria non resisteva più di qualche minuto, ma non aveva rinunciato anche in questa difficilissima parte a mostrarsi di fronte a una cinepresa per un documentario che un'ultima volta aveva fatto piangere il suo pubblico.